of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, I want to see you. I want to see you. Open eyes, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, I want to see you. I want to see you. Open my eyes, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, I want to see you. I want to see you. Oh yes, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open my eyes, Lord, I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing holy. Shining in the light of your glory, Lord, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. High and lifted up, and you're shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy. Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di Podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino, per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno, come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica.
Amen. Pace di Cristo, fratelli, Dio vi benedica e che il Signore veramente possa benedire la vostra vita in questa sera. Oggi 18 settembre del 2017. Siamo qui riuniti con un'altra puntata degli uomini dal Parco Sandro Pertini qui in Settimo Torinese. Un saluto dal ministro Enzo Luongo per tutti voi. E ancora, fratelli, insieme a me c'è il pastore Pedro Guzman, il fratello Giuseppe Luongo, mio papà e il fratello Luongo Antonio, fratello Denis e il fratello Giuseppe Famularo. Alcuni fratelli purtroppo non sono potuti venire perché hanno avuto alcuni imprevisti, problemi, ovviamente. Preghiamo per le famiglie che sembra che stia girando già i primi sintomi di influenza e quindi Cambia per il cambio di le stagioni. stagione. Anche mia moglie non stava tanto bene, ho sentito lo stesso del fratello Carlo sulla sua famiglia. I fratelli Brocchetta sono praticamente impegnati in un'altra situazione, ma che Dio possa benedire anche loro. E in collegamento speciale con noi il nostro fratello ministro Alessandro Bracuto, che è l'incaricato della chiesa di Oreb di Milano. Un saluto a tutti i santi di Milano, così andiamo a approfittare. Voglio passare brevemente la parola a lui, che ci possa dare un saluto, che possa anche darci anche una notizia, un qualcosa, un aggiornamento anche sul culto di ieri di Milano. A me, ministro Alessandro. Amen, pace di Cristo, Dio vi benedica a tutti e a coloro che stanno ascoltando, che ascolteranno questa trasmissione. È veramente un piacere, una gioia essere qui. E anche qui, fratello ministro, come tu stavi menzionando, questo cambio di temperatura improvvisa, continuo, che passiamo da 20 a 15 gradi, ha portato anche i suoi effetti. Anche noi quest'oggi abbiamo Isaia raffreddato, abbiamo anche Grace, mia moglie, che non sta tanto bene. Oggi sono dovuto rimanere a casa per dare una mano. Ma andiamo avanti, fratelli, nel nome di Gesù. È comune in cambio di stagione avere queste situazioni che passano. E siamo gioiosi di essere qui questa sera, veramente per condividere con voi, ascoltare soprattutto quello che il Signore ha per noi. È stato un bel culto, il culto di ieri. Sono momenti molto particolari dove il Signore sta parlando in un modo molto chiaro alla sua Chiesa, non solo in Milano, ma credo in tutta Italia, in tutto il mondo. Abbiamo avuto veramente una direzione chiara su parlare, se posso semplicemente dire velocemente, che dobbiamo veramente essere una buona strada. Prego che per domani il video possa essere caricato, l'audio so che è già caricato nello Spreaker, potete ascoltare. E andando avanti, è anche un'altra bella cosa che sta, un cambio di questo tempo, è che abbiamo cominciato a riaprire le case, quindi abbiamo per il momento una casa aperta. Abbiamo delle novità molto belle per la prossima domenica, se Dio permette questo, è arrivato il chitarrista. Non ci aspettavamo questo, ma la domenica dopo il culto un fratello nuovo ha sentito di toccare la chitarra. Fratelli, il video è sul Pulsarcast e gli ho chiesto veramente di poter valutare di suonare due o tre cantici. Veramente tocca benissimo la chitarra, anche se lui ha detto che non è il suo strumento, lui suona il basso. Ma quando l'abbiamo sentito la domenica, abbiamo sentito l'unzione del Signore. Quindi gioiosi perché il Signore sta rispondendo alla preghiera di richiesta di coloro che possono aiutarci con la musica. Fino ad ora l'abbiamo fatto io e mia moglie, ma è bello quando il Signore menziona come stiamo parlando la lode e stiamo veramente pronti per concentrarci anche in questo affinché il Signore possa continuare a glorificarsi nel nome di Gesù. Che Dio vi benedica, un saluto dalla bella Pogliano Milanese, da Milano e da tutti i santi di Milano nel nome di Gesù. A me, ministro, Dio ti benedica. Questo è curioso perché questo strumento sta incominciando a risaltare tanto. Ieri abbiamo avuto anche noi un bellissimo culto, fratello Alessandro, veramente dove abbiamo potuto parlare dell'importanza della lode e il titolo diceva Un popolo che loda, un popolo che loda è conquistatore. Se non mi sbaglio, che è proprio così preciso. E anche vogliamo dare un saluto al ministro Bruno, che ovviamente ci sta ascoltando. Dio ti benedica, fratello. E ancora, fratelli miei, prima di passare la parola, prima di iniziare questa riunione, abbiamo avuto un momento di lode, di adorazione. Abbiamo portato degli strumenti che sono le chitarre, il ministro Alessandro, che è veramente uno strumento semplice. Questa settimana ho avuto tempo di prenderlo, comprarlo uno per me personalmente, perché è comodo da portare dove vuoi, quindi puoi suonarlo, puoi praticamente partecipare con la lode con questo strumento. Questo è bello. Fratelli, non voglio prendere ancora altro tempo, sono già le 8:05, siamo praticamente in
collegamento con i podcast di Antioca, di Torino e Milano. Per chi si è collegato in questo momento, siamo a questa riunione degli uomini. Dio vi benedica e potete ascoltare veramente la parola di questa sera. E, fratelli, così passo la parola al pastore Pedro Antonio Guzman. Pastore, pace di Cristo. Amen, pace di Cristo, Dio vi benedica grandemente, bella Chiesa di Torino. Ringraziamo il Signore una volta in più. Abbiamo iniziato questo bello seminario oggi lodando al Signore. Una Chiesa che loda conquista. Questo è stato il messaggio di ieri e con questa frase iniziamo questa giornata oggi. Una Chiesa che loda conquista. Pace di Cristo. Fratelli, iniziamo con una scrittura. Chiedo al fratello Enzo se mi può aiutare a leggere Libro di Ebrei, capitolo 12, il verso... Libro di Ebrei, capitolo 12, verso 22 e verso 23. Amen. Ma voi vi siete accostati al monte Sion e alla città di Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste, e a miriadi di angeli, all'assemblea universale e alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli, e a Dio, il giudice di tutti, e agli spiriti dei giusti resi perfetti. Agli spiriti dei giusti resi perfetti. Stavo controllando, fratelli, la Diodati, la vecchia Giovanni Diodati, e semplicemente ho inserito questa parola, perfetti. Il primo verso che appare è Matteo 5,48. Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Giacomo capitolo 1 verso 4, la parola di Dio dice: e la costanza compia pienamente la opera sua in voi perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Potendo leggere tante volte, quante volte appare la parola perfetti, facendo un riferimento alla perfezione, meditava all'inizio della mia conversione quante volte mi frustrava perché non arrivavo a quello che secondo me è la perfezione. Fratelli, senza essere perfetti, nessuno verrà al Signore. Ovviamente la domanda è: posso io arrivare alla perfezione? Allora dipende veramente da che angolo state guardando questa perfezione. Se la fate dell'angolo umano e mentale carnale, è sbagliato. Ma come la vede Dio questa perfezione? E questo è il punto di oggi. E tante volte posso vedere frustrazioni in ministri, frustrazioni in santi, in servitore. Io voglio arrivare alla perfezione, io voglio essere perfetto, lo dice la scrittura. Allora, perché siamo
trascinati mentalmente con un spirito di mediocrità, non la faremo. Allora, ho una scrittura che forse aiuterà a chiarire questo. Fratelli, possiamo arrivare alla perfezione ogni giorno, in ogni momento, in Cristo Gesù. E vi dico qual è stato il mio meditare, parte della giornata del mio studio oggi, con questi versi. Certamente il Signore chiede della perfezione. Allora mi ho reso conto di questo. Tutto ciò che io posso dargli al Signore è amarlo con tutte le mie forze, con tutto ciò che io ho, la mia mente, con tutte le mie forze, è lì che tu siete perfetto davanti a Dio, secondo Dio. Quando la tua mente è collegata con la mente di Dio e in questo amore, in quel momento, il tuo essere arriva alla tua perfezione secondo Dio. E che incredibile che quando ci raduniamo insieme con lo stesso amore, la stessa passione, la stessa mente, siamo tutti in perfetta congruenza con il Signore e camminiamo sotto la sua copertura e il suo piano. Ma la perfezione veramente inizia con un rapporto personale e intimo con il Signore. Per esempio, Romani capitolo 12, verso 1 e 2. E l'Apostolo Paolo condivide questo. Vi esorto dunque, fratelli, di una maniera appassionata, lo dice l'Apostolo, per le compassioni di Dio, come quando qui in Italia dicono questa frase, per carità, per l'amor di Dio. Per l'amore di Dio. Sembra come per dire una... Come si può spiegare quello? Sì, come se vuole scongiurare, si dice qua, per dire ferma tutto. Perché... È come un in più, no? Allora dice, per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi, che è immondo, che è carnale, che è mentale. Amen? Presentare quello il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Dio dice, dammi il tuo secondo te. Dammi tutto ciò che tu sei, quello lo voglio io, dice il Signore, datemelo. E siete vivo, state sveglio, sta cercandomi la carne fresca dalla sveglia, datemi. Allora guarda lo che dice il verso 2. Non vi conformate a questo mondo, non potete pensare come il mondo pensa, non potete parlare lo che il mondo parla, non potete fare quello che il mondo fa, dovete essere veramente separati da questo mondo. Dice, non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante che? Non il rinnovamento della carne, ma il rinnovamento di un qualcosa spirituale in te, veramente la tua mente, il rinnovamento della vostra mente
affinché conosciate per esperienza qual sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Vuol dire, se non siete zero, nulla, meno zero, 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 carnalmente con il Signore, allora un pensiero prenderà controllo e Dio non può rinnovare la mente, quel pensiero. Tu mente deve essere controllata per il Signore, punto, finito lì. Non si può conoscere la volontà di Dio nella nostra imperfezione. È lì quando arriva alla la perfezione al nostro giornaliero vivere, vivendo spiritualmente. E possiamo o potete rileggere una e un'altra volta Romani capitolo 8, amen, pace di Cristo, e digerire un po' tutto ciò che è nella scrittura sul vivere nella carne, vivere nello spirito. Quindi possiamo arrivare alla perfezione? Siamo santi, siamo stati giustificati per il suo sangue. Quindi camminiamo dottrinalmente nella sana dottrina, in piena giustificazione. Se la mia mente è in Cristo, la mia mente è perfetta. Pace di Cristo. Una mente perfettamente congruente con il Signore, unita, legata al Signore, allora con Lui tutto possiamo fare. E vuol dire che le nostre azioni porteranno frutto, e un'azione che porta frutto produce altro frutto. Quando nel mio giornaliero vivere, nella mia settimana, e passa un weekend, arriva un'altra settimana e non vedo un frutto nel mio parlare, un frutto nelle mie azioni, fratelli, il discorso è c'è qualcosa che non va, e quello che non va è un problema di comunione. Quindi la importanza di svegliarsi presto al mattino, la importanza di presentarci davanti al Signore e dirle: Signore, senza di te nulla sono, nulla posso fare. Allora questa carne, questa mente deve essere svuotata, questo è il momento di svuotarla, non alle 10 della mattina quando avete la testa così, non a mezzogiorno che avete la testa così, immaginate alle 3, alle 6 del pomeriggio, già non solo che l'avete così, ma è pesante per tutto il peso, come adesso, che semplicemente alla sera quello che arriva è semplicemente il peso della giornata e il diavolo facendoci, se l'ho detto bene non lo so, capire che abbiamo sbagliato tutto il giorno e non abbiamo fatto nulla. Quando non è così, anche la scrittura dice, il pianto arriva la sera, ma la mattina arriva la gioia, o arriverà la gioia. Che bella speranza. Perché? Perché è veramente alla fine della giornata che può arrivare questa meditazione di che abbiamo fatto in giornata, e diligentemente ci rendiamo conto di aver fallito, chiediamo perdono al Signore, proviamo a pulirci il nostro e andare a letto in pace. Allora arriva la prossima mattina, se il Signore permette, la prossima mattina, allora io vorrei semplicemente avere una mente perfetta davanti a Dio. Fratelli, essere santo e essere separato dal mondo.
ma io lavoro nel mondo, ok? Tu lavora nel mondo, Dio ha permesso quello, ma avete la abilità, avete il potere all'interno di te di ascoltare una parolaccia, ascoltare una bugia, io non partecipo. Perché? Perché la mia santità ha preso controllo presto nella mattina. Che devo fare al mercato, dire una bugia, il prezzo che non è, o il peso che non è, o faccio il lavoro, non dico niente, e non dico, non partecipo in una bugia, non partecipo in un qualcosa che è disonesto. Perché? Perché Dio non si potrà mai trovare nella onestà. Ah, ma pastore, scusami, in Italia questo non va. Ma come non va? Perché qui abbiamo l'eccezione, è impossibile siamo una mosca essere bianca. Onesto. Bugia del diavolo, fratelli, è una disposizione che ogni uno di noi abbiamo di essere santi, di essere onesti e praticare questa onestà. E sicuramente ognuno di noi possiamo raccontare, fratello Enzo, momenti critici. Se tu avete pregato nella mattina e siete davanti al confronto di una bugia o di una situazione, lo Spirito Santo te lo fa capire subito. Tu puoi prendere la decisione, non condividere lo scherzo, la parolaccia, non condividere la situazione o accettarla. Se l'accettate, avete fallito, ma gravemente. Avete fallito non perché il diavolo è astuto, non perché, avete fallito perché avete scelto fallire. Quindi arriviamo al culto, arriviamo alla fine della settimana, ma non la faccio, non la faccio più, sono frustrato, non funziona. Tutti abbiamo lo stesso Spirito Santo. Io voglio più di Dio. Se avete Dio, avete tutto Dio. Tu non puoi avere 5% Dio. O avete Dio o non avete Dio. So, tu non puoi dire io vado all'occulto, vado la domenica per ricevere più di Dio. E se Dio dimora in te, tutto Dio dimora in te. E quella potenza lavorerà, ma lavorerà in una mente pura e perfetta, santa, davanti a Dio. Quindi la parola è: possiamo arrivare alla perfezione? Siamo perfetti davanti a Dio. Dio ci vede perfetti. Il giudice di tutti agli spiriti dei giusti resi perfetti. Quindi, fratelli, per questo, quando arriviamo in chiesa, è importante parlare dello standard. È importante parlare non di norma perché dobbiamo ubbidire la norma, ma se per esempio sono un uomo e mi apro la camicia e faccio vedere parte del mio corpo, e questo può portare a una donna seduta un pensiero che non va, perché farlo? Della stessa maniera quando l'uomo lavora senza una giacca e maglietta, la maglietta è molto attaccata, se porta qualcun pensiero, lo Spirito Santo ti fa capire, siete perfetti perché il tuo Padre che sta nel cielo è perfetto. Che dovete usare altra maglietta? Cambia la maglietta. Semplice, così di semplice, non avete bisogno di un pastore, di un ministro, di nessuno che ti dica quello che dovete fare. Perché? Perché avete lo Spirito Santo, pace di Cristo. Quindi questo mi dà un po', era nel mio cuore questa mattina, e non posso trovare una scrittura più bella e perfetta che
Questo quando l'Apostolo Paolo dice di presentarci, come te vas a presentare al Signore? Con un'offerta di 1.000 euro al Signore? Con una chitarra nuova? Con una... dammi il tuo cuore, dice il Signore, dammi tutto ciò che tu sei, me lo può dare? Sono le 5:15. Dammi l'orgoglio, dammi tutto ciò che ti pesa, potete veramente liberarti. Se può fare, io non penso che la scrittura di Romani 12, 1 e 2 va perfetto alla sveglia, alle 3, alle 4, alle 5. È veramente il punto ideale per dirle al Signore prudentemente: Signore, sono disposto a non conformarmi a questo mondo, ma ho bisogno della tua trasformazione, del tuo rinnovamento, del mio spirito, della mia mente. Adesso, adesso, adesso. Iniziare a lasciarsi guidare dello Spirito Santo, sia di parlare in altre lingue, con intendimento, senza intendimento, lodare al Signore come sia, ma è veramente questo che accade, che arriva questo rinnovamento. Il rinnovamento può essere, se lo posso dire di questa maniera, che una situazione secondo te era tutta viola e dopo la preghiera della mattina verso le 11 arriva la situazione viola, ma la vedi verde. Al verla verde dice: che è successo? Era viola questa mattina. Allora, se il verde ti porta veramente a essere uniti a questa volontà perfetta del Signore, è la volontà di Dio, è un qualcosa di straordinario. Pace di Cristo, cara e bella Chiesa che ascolta adesso, che forse ascolterà in una data futura, quando la Scrittura dice: siate perfetti perché il Signore, il nostro Padre, è perfetto, e che possiamo arrivare alla perfezione. Fratello Enzo, avete algun commento, algun qualcosa che aggiungere? Amen, pastore. Praticamente parlando di questo verso, no, che si parla di tendere alla perfezione, a volte uno si frustra perché dice: ma è possibile che faccio tutto di sbagliato, oppure la mia vita è tutta sbagliata, oppure tutti i miei passi che sono sempre contrari, no? E questo incoraggia veramente, perché incoraggia, perché uno persevera in quello che il Signore ti ha messo, no? Ti dà quella perseveranza giorno dopo giorno. E che bello che possiamo avere questa comunione fin dall'inizio del giorno, perché veramente è uno strumento, è importante, più che uno strumento è qualcosa che è fondamentale. Fondamentale in tutti i sensi, praticamente per un cristiano, senza tutto quello che è come essere un soldato senza arma, un soldato senza armatura, un soldato senza uscire alla guerra senza fare praticamente neanche l'alzabandiera, oppure a uscire alla guerra senza essere vestiti da, neanche con la mimetica praticamente, neanche, ma il fucile ancora peggio, dico, ma proprio uscire come senza gli stivali, senza scarpe, senza niente, praticamente andare allo sbaraglio. E questo mi ha colpito tanto, perché giorno dopo giorno uno si rende conto che quando Dio ti parla va a prendere punti nella tua vita, che poi tu rifletti e dici: dice, questo mi è successo, questo mi ha toccato, questo forse oggi è stato. E ascoltando bene quello che il Signore stava parlando in questa sera, colpisce tante angolazioni della mia vita che mi sorprendo ogni volta di più, ma è così, perché quella è la parola rema, è quello che mi tocca, e che mi tocca veramente, che uno si rende conto che nella perfezione di Dio sono tanto imperfetti, e quindi il Signore veramente ci ama di un amore immenso, e questo è importante.
un punto. Volete essere perfetto davanti a Dio? Fate il meglio con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, appassionatamente, e lo farete perfetto. Lo farete perfetto. E lo farete perfetto davanti a Dio. Guarda lo che dice Ebrei capitolo 10 verso 1. La legge infatti possiede solo una ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Perciò con quei sacrifici che sono offerti continuamente anno dopo anno, essa non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio. Quindi solo in Cristo Gesù, nella sua passione, possiamo vivere la perfezione. Questo mi emoziona tanto e mi riempie il mio cuore, fratelli, perché, fratelli, se dovete fare un qualcosa per la Chiesa, dobbiamo registrare, o dobbiamo fare questo, o dobbiamo preparare un evento, fatelo con tutto il cuore, fatelo con tutto ciò che avete, quella è la tua perfezione. Se qualcuna cosa si sbaglia, quello già è umano, ma il Signore vede veramente la parte più profonda del tuo cuore, e quello è la che deve essere allineata con il Signore. Quando vado a insegnare, a predicare, a parlare, veramente sto dando tutto di me, sto dando tutto di me. Il fatto di voler arrivare presto, di essere il primo, di essere pulito, presentabile, così do un buon esempio ad altri, eccetera, eccetera. Tutto quello è parte di questa perfezione. È 100%. È, come si dice, trovabile, è 100% possibile. Pace di Cristo. Non lo so se abbiamo perso un minuto al fratello Alessandro, però ce l'abbiamo adesso in collegamento, penso che abbiamo ripreso il collegamento con Skype. Amen. Siete Alessandro lì presente, fratello? Sembra che no. Ok, quindi fratelli, Romani capitolo 12 verso 1 verso 2, e vi lascio con quella parola. Cerca la parola perfetti nelle diverse versioni, che questo possa parlare alla tua vita, e chiudiamo con una preghiera oggi. Amen. Non è il punto, fratelli, mai poter esaurire teologicamente nessun punto, ma parlare quando il Signore dice parla, e utilizzare punti che veramente il Signore vuole parlare. Una conclusione, fratello, una preghiera, e siamo pronti per chiudere nel nome di Gesù. Amen, fratelli, così approfittiamo per salutarvi a tutti. Questa sera il Signore ha parlato con una parola rema. Un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, da Milano, Torino e non solo, anche in tutta Italia e in tutto il mondo. Prendete queste parole, questo veramente tutto quello che noi facciamo, ricordatevi che è sempre in primis, in prima fila, è per i fedeli, è per le anime, per la Chiesa di Torino e Milano. Quelli che ascoltano di fuori da questo cerchio, di questa autorità, ricordatevi che nella vostra Chiesa il Signore vi ha donato un pastore, vi ha dato un'autorità, e non possiamo mai andare sopra questa autorità che Dio vi ha dato, però siamo aperti a ricevere qualsiasi domanda, e le possiamo praticamente essere aperti anche ad una risposta. Amen. Così voglio fare una preghiera per questa sera. Signor Gesù, grazie Padre, grazie Santo, Signor Gesù Cristo, Signore, Signore, per questa parola, Signore. Grazie Padre Santo per tutto quello che Tu, Signore, metti nella nostra vita, Signore. Grazie, Signor Gesù, per tutto quello che Tu parli nel nostro cuore, Signore. Questa parola questa sera voglio farla mia, Signor Gesù. Voglio prenderla per me, Signor Padre Santo, Signore, una parola rema, Signor Gesù Cristo, Signore, perché ogni giorno dobbiamo perfezionarci, Signor Padre Santo, ogni giorno, Signor Padre Santo, noi dobbiamo imparare, Signore. Alleluia. Mettere a parte la superbia, Signore, mettere a parte l'orgoglio, Signor Gesù Cristo, Signore, e essere, Signore, disponibili, Signore, essere veramente aperti di cuore, Signore, a imparare, Signor Gesù Cristo, Signore, a ricevere, Signore, la Tua parola, Signore.
non c'è cosa più bella quando tu prendi tempo, Signore, di parlare ai tuoi figli, Signore. Quando tu prendi tempo e cura, Signore, di parlare ad ogni tuo figlio, Signore Gesù Cristo, Signore, per portarlo, Signore, su questo cammino di santità, Signore. Con un cuore aperto, Signore, io ti ringrazio, Signore Gesù Cristo, Signore. E voglio mettere ogni cosa in tue mani, Signore. Ancora, Signore, sento di pregare, Signore, per ogni infermo, Signore Gesù Cristo, Signore, che in questo momento, Signore, sta soffrendo, Signore, a casa, Signore Gesù. Che tu, Signore, veramente possa prendere cura della tua Chiesa, Signore. Che il nemico non possa impedire, Signore, veramente, Signore, di essere, Signore, all'opera tua, Signore Gesù Cristo, Signore, per la famiglia di Carlos, Signore, davanti a te, Signore Gesù, per mia moglie, Signore, a casa, Signore, per tutti quelli, Signore, che io non conosco, Signore, che in questo momento, Signore, hanno un'infermità, Signore, nell'autorità che tu, Signore, ci hai concesso, Signore Gesù Cristo, Signore, in fede, Signore Padre Santo, Signore, ancora davanti a te, Signore, piccolo angelo, Signore Gesù, che tu lo aiuti, Signore Padre Santo, Signore. Che il tuo nome è santo, Signore. Noi sappiamo, Signore, che tu stai operando, Signore Gesù Cristo, Signore. E noi aspettiamo, Signore, una risposta tua, Signore Gesù. E ancora davanti a te, Signore, mettiamo ogni cosa, la famiglia, Signore Gesù. Veramente, Signore, sua mamma, Signore, sua nonna, Signore Gesù Cristo, davanti alla tua presenza. Signore. Mettiamo ogni cosa in tue mani nel nome di Gesù. Amen. Amen, fratelli, Dio vi benedica. Un saluto da Settimo Torinese, ancora una volta in più. Pace di Cristo. Alleluia, alleluia.